edite dal Madagascar a Moncalieri, un viaggio lungo. Ma come è accaduto? Allora, è accaduto che ho conosciuto mio marito in Madagascar. Allora mi ha portato qua per fare una passeggiata e questa passeggiata è lunga e io sono rimasta qua. E hai deciso di fare l'imprenditrice. Ricordiamo che tu sei stata premiata a Roma come migliore imprenditrice extracomunitaria in Italia. Come è nata l'idea di fare l'imprenditrice e di che cosa parlamene? Allora, questa l'idea è nata che all'incirca 6 anni fa ho fatto delle ricerche preliminario per questo mercato di vaniglia. Ho visto che qualche cliente sono interessata, quindi io sono andata a scuola a studiare sempre sul tema, sempre sul mercato, quindi ho dovuto aprire l'azienda, quindi ho iniziato piano piano e adesso siamo in 250-300 persone che collaboriamo insieme. Tu sei tornata un mese fa dal Madagascar, cosa hai trovato e cosa rimpiangi adesso che sei in Italia? Allora, ho trovato un enorme miglioramento in questo momento in Madagascar, quindi mi manca molto mia terra, vorrei anche partecipare, però no, non posso. Hai a cuore un progetto per una scuola, vuoi dircelo? Ho scoperto che nel mio villaggio c'è una scuola che già da 2 anni non è più in funzione, quindi mi ha colpito questa situazione che siamo nell'anno 2010, che da lì al mattino dopo mi sono svegliata che io devo fare qualcosa, io vorrei mettere in moto questa scuola così per fare studiare questi bambini all'incirca 200, quindi siamo nell'anno 2010, ci sono ancora un sacco di bambini non vanno a scuola, mi sembra che non è inammissibile, quindi vorrei aiutarli, partecipare ad aiutare questi bambini.